Un calcio alla disabilità, matti per il calcio e la rassegna nazionale riservata ai centri di salute mentale in programma fino a domani a Montecatini Terme. Si sfidano 12 squadre che arrivano da tutta l'Italia. Per la Toscana partecipa una formazione di Arezzo. Sara Meini. Il calcio non è soltanto un gioco, a volte può essere una terapia. Matti per il calcio, edizione numero 13, è la rassegna nazionale dei centri di salute mentale che per la quarta volta si svolge a Montecatini, un comune sensibile a certe tematiche. La manifestazione è organizzata dalla UISP ed è unica nel suo genere in Italia. Beh, la maggior soddisfazione è questa. Matti per il calcio UISP, vale a dire una maglietta, un paio di pantaloncini, in calcio siamo tutti uguali. Stesse regole, stessi diritti per tutti e sfido chiunque a riconoscere il medico dal paziente. Ogni formazione rappresenta una regione. Per la Toscana c'è la squadra Botoli Ringhiosi che durante l'anno partecipa al campionato provinciale aretino Special Futsal. E il calcio in questo caso per noi è un po' uno strumento educativo e quindi le regole che c'è nel calcio, nello stare insieme ai compagni di squadra è un po' quello che poi viene riportato nella società, cioè aiuta alle autonomie personali, lo stare fuori di casa, è una cosa meravigliosa. E che nessuno pensi che non ci sia l'agonismo, perché anche se al calcio d'inizio hanno già vinto tutti, qua ci tengono e come. Partecipare e vincere, queste sono le mie parole.